Mistica o Catwoman? Scegli la tua supereroina preferita e ti mostreremo come trasformare in lei la tua bambola. Guarda il nostro nuovo video e impara a trasformare le bambole in eroi dei fumetti. Jessica ha trovato un nuovo libro. Parla dell'eroina degli X-Men, una ragazza di nome Mistica. Lei può trasformarsi in persone diverse e può assomigliare a chiunque voglia. Samantha non crede a questa fiaba. Ma la sua copia esatta si siede proprio accanto a lei. Ora crede davvero a Mistica. Samantha racconta alla sua amica della sua gemella. Ma Jessica sa chi era. La sua bambola Mistica. Sciogli il gouache rosso in acqua. Immergici i capelli della bambola. Lascia in ammollo per 10 minuti. Asciuga i capelli colorati con un tovagliolo di carta e falli asciugare. Coprili con un involucro di plastica. Sgrassa il corpo e il viso con alcol denaturato. Rivesti il corpo con pittura acrilica blu. Dipingi gli occhi di giallo. Fai dettagli con la pittura. Aggiungi segni particolari. Taglia la parte superiore e la parte inferiore di un costume da bagno da un palloncino nero. Metti il costume alla bambola, dipingilo di blu. Togli l'involucro e modella i capelli con la mousse. Rivesti gli occhi e le labbra con smalto acrilico lucido. Questa bambola è così carina! Le ragazze vogliono saperne di più sui superpoteri della loro bambola preferita. Vediamo cos'altro può fare questa creatura blu. Le ragazze sono impegnate a vivere le loro vite e Harley Quinn passa a trovarle. Questo significa che le cose stanno per diventare molto interessanti. Taglia i capelli della bambola. Riscalda la testa con un asciugacapelli e rimuovila con attenzione per non danneggiare il fissaggio. Immergi i capelli in acqua calda. Rimuovi le rimanenze. Riposiziona la testa. Avvolgila con la pellicola trasparente e coprila con un panno. Fissalo con un elastico lungo l'attaccatura dei capelli. Rivesti la parte superiore della testa con colla bianca. Lascia asciugare e aggiungi altri 3 o 4 strati. Disegna l'attaccatura dei capelli con un pennarello. Togli il pezzo della bambola e ritaglia la base per una parrucca. Sciogli il bordo di un nastro di raso bianco. Sfilaccia l'altro bordo facendo dei fili sottili. Attacca i fili alla parrucca con la colla multiuso. Inizia dal basso. Copri l'intera testa. Mantieni la riga. Incolla una lunga striscia di nastro nel mezzo. Sfilaccia entrambi i lati. E collegalo alla parrucca come strato superiore. Separa le ciocche anteriori. Crea due corde dai capelli rimanenti con un elastico blu e uno rosso. Accorcia i due ciuffi. Raschia dei pastelli rossi e blu per ottenere una polvere e strofinala sull'estremità dei codini. Truccala con i pastelli acquerellabili. Sfuma con un pennello. Fai le unghie intercambiando i colori. Piega un pezzo di tulle. Taglialo seguendo il contorno della gamba. Cuci dei collan. Colora il tessuto elastico di colore bianco con pennarelli a base d'acqua. Crea strisce rosse e blu. Taglia e cuci una gonna. Cuci una canottiera dello stesso tessuto. Aggiungi la scritta con un pennarello sottile.
colora gli stivali con l'acrilico. Definisci le labbra con una matita acquerello. Incolla punte di stuzzicadenti su una striscia di gomma piuma. Colora con vernice acrilica dorata. Taglia e metti il braccialetto al polso della bambola. Realizza una cintura da un foglio di gomma piuma nero. Fissa una fibbia di metallo fatta di gomma piuma verniciata d'oro. Fai un collare allo stesso modo. Modella l'argilla polimerica in una mazza da baseball. Cuocila secondo le istruzioni del pacchetto. Aggiungi un testo che dice Good Night con una matita acquerellabile. Definisci i contorni con un pennarello sottile. Metti la mazza nella mano della bambola. Harley Quinn distrae Jessica dai suoi libri. Ma lei è sicura che sia stata Samantha. Allora Harley fa di nuovo lo scherzo. Le cose si fanno tese. Harley Quinn mette il sale nel tè di Samantha. Che schifo! Samantha sospetta che sia stata Jessica. Harley Quinn viene beccata. Ehi, vieni qui, signorina bambolina. Non sai come ci si comporta. Ciò significa che Harley dovrà sedersi qui dove possiamo vederla. Un ladro si intrufola in casa mentre le amiche stanno chiacchierando. Qualcuno sta grattando in cucina. È l'astuta Catwoman. Immergi i capelli della bambola in acqua calda per renderli lisci e lucidi. Spazzolali e falli asciugare. Spazzola indietro le ciocche laterali e legale. Ombreggia le orecchie con un pastello acquerellabile nero. Traccia le gambe della bambola su un tessuto elastico. Fai un ritaglio lasciando spazio per la cucitura. Incolla i pantaloni. E girali verso l'esterno. Realizza un top da una striscia dello stesso tessuto. Taglia due fori per le braccia. Avvolgilo trasversalmente. Incollalo sulla schiena. Taglia un palloncino lungo ad angolo. Pratica un buco con uno stuzzicadenti. Togli una mano e metti il guanto sulla bambola. Infila il dito della bambola nel buco e rimetti la mano. Pittura le unghie con un pastello acquerellabile nero. Decora la parte superiore con una mezza cerniera. Dipingi le scarpe della bambola di nero. Pittura le unghie dei piedi con un pastello acquerellabile nero. Taglia la maschera di Catwoman da un cartoncino nero. Attaccala con il nastro biadesivo. Rivesti le labbra con pittura acrilica rossa. Fai una frusta con un cavo nero lucido. Forma il manico e la punta con l'argilla leggera. Metti la frusta nella mano di Catwoman. La cucina è vuota. Catwoman non è così facile da catturare. Sta già scendendo dalla credenza. E vuole rubare gli orecchini di Jessica. Grazie a Dio Samantha ha notato la ladra in tempo. È così elegante e così subdola. Catwoman scompare immediatamente con uno schiocco della sua frusta. E poi una pianta scompare. E anche gli orecchini preferiti di Jessica. Jessica è allergica ai gatti per un buon motivo. E la ladra è stata nascosta sotto il tavolo per tutto il tempo. Ti sono piaciute le nostre bambole supereroine? Allora scrivi nei commenti in quale supereroe trasformerai il tuo giocattolo. E non dimenticarti di dare a questo video un mi piace, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella, in modo da non perdere le nuove creazioni con le bambole su Troom Troom.